Ora, per il premio Architettura Alumni Polimia Award 2015, l'architetto e designer Ilaria Marelli. Architetto Ilaria Marelli, ha battuto Meryl Streep, non è poco, voglio dire. Prego, si può piangere come il Sì, certo, può ringraziare tutti, tanto poi anch'io, alla fine siamo in streaming, quindi si vuole ringraziare anche la famiglia, tanto poi io lo faccio sicuramente alla fine. Ce l'ho, ringraziamento alla famiglia. Allora, mi hanno chiesto di raccontare un po' la mia esperienza dopo la laurea. Diciamo, proprio subito dopo la laurea ho avuto la fortuna e anche forse il merito di lavorare con due persone di grande spessore. Ezio Manzini, che è uno dei professori, diciamo, del Politecnico, con cui mi sono laureata, e io in realtà il Politecnico non l'ho mai veramente lasciato. Mi sono laureata, ho fatto da assistente. Pensavo dicesse che non c'era mai stata. Cioè, ho avuto un attimo un mancamento, perché sa, con gli architetti non si sa mai, e chiudo qua. E chiudo qua, prego. No, in realtà non l'ho mai lasciato, per cui è un grande amore ancora che è corrisposto, diciamo. Poi da lì sono passata docente, attualmente insegno la laurea master in disegno industriale in Product Service System Design, che è la laurea internazionale. E con lui ho lavorato, diciamo, soprattutto sui temi di design dei servizi, di sostenibilità e di social innovation, temi che, devo dire, 10 anni fa erano proprio assolutamente nuovi, diciamo che pochi parlavano di design dei servizi o design della social innovation. Dall'altra parte invece il lavoro a forma di lavoro, quindi in un'azienda, è iniziato sostanzialmente con Giulio Cappellini, che proprio a cavallo del cambio di millennio guidava Cappellini, che era l'azienda, diciamo, nel settore design forse più di tendenza, che lavorava con i più importanti designer internazionali, e da lui ho imparato diciamo, come si fa una redirection, come si organizzano degli eventi memorabili, come si lavora sul design di prodotto. Ho messo il buono e il bello, non perché Ezio Manzini fosse buono e Giulio Cappellini fosse bello, ma perché comunque questa un po' doppia attività era un po', diciamo, hectic, adesso mi viene in italiano. Da una parte magari un giorno lavoravamo con Legambiente o con gli extracomunitari di Pio Oltello, e il giorno dopo magari in azienda c'era Paul Smith a parlare di progetti d'arredo. Quindi erano un po' due livelli assolutamente diversi. Sul tema dei progetti sociali, devo dire che a quei tempi era quasi difficile parlare di qualità e di bello, come se ne parla nel design made in Italy, proprio perché si aveva paura di sembrare troppo ricchi, non facciamo le cose troppo da ricchi. E viceversa, parlare in azienda, magari soprattutto nelle aziende design e fashion, di sostenibilità e di appunto progetti di innovazione sociale, faceva un po' troppo alternativo. Da una parte lavoravo molto su un design che avesse al centro le persone, anche se poi ovviamente aveva dei riflessi sulle cose, e dall'altra di estrema qualità invece di progetto con le cose. Io credevo in tutti e due gli ambiti, e quindi quando poi soprattutto ho iniziato a lavorare da sola ho cercato di coniugarli il più possibile. Devo dire che però da tutte e due ho imparato l'importanza di lavorare sull'innovazione, su nuovi scenari, su qualità delle soluzioni, che fossero di servizio, di prodotto, e anche a crearsi delle opportunità. Nel senso, lo stesso Giulio Cappellini mi diceva: io sono famoso per aver lanciato i design in stranieri, ma li ho lanciati perché gli italiani ai tempi non mi consideravano, perché non ero un'azienda famosa. Sono famoso per aver lanciato gli eventi fuori salone, ma perché ai tempi se entravo in fiera non mi davano un posto in un padiglione bello. Quindi è anche un po' l'idea di inventarsi delle soluzioni a dei problemi. Nel 2004 apro il mio studio, che in realtà con un discorso davvero businesswoman: non ero sposata, non avevo figli, non avevo mutuo, avevo una liquidazione da giocarmi, quindi ho detto qualche mese di bonus per vedere se riesco a fare qualcosa, proviamo a mettermi in proprio. E, diciamo, ho fatto i primi progetti, un po' che tenevano assieme tutti e due gli ambiti, e sono arrivati anche i primi riconoscimenti, quindi ciò mi ha dato forza. Sul
diciamo piano più università e social, ho lavorato all'introduzione del co-housing in Italia, sono andata a studiarmelo nelle vacanze estive negli Stati Uniti, una mia tesista l'ho mandata in Danimarca a studiarselo e quindi abbiamo lanciato il progetto in Italia e devo dire che qui ha fatto gioco anche il fatto che io avessi un'esperienza nel mondo reale, per cui per capire come si organizza un evento di lancio, una campagna comunicazione che vada nel mondo reale, che non rimanga solo, come dire, un oggetto più per addetti ai lavori dell'università. Viceversa, il primo prodotto che ho disegnato come studio è stata questa lampada che ha vinto il premio Light of the Future a Francoforte e che è tuttora, diciamo, la lampada più venduta dell'azienda e che per quegli anni fa un po' ridere, perché se poi poco più di 10 anni fa è stata molto innovativa l'idea di usarla fluorescente. La fluorescente non era ancora vista come una lampada da casa, ma solo per i capannoni e le industrie, e quindi ci ho messo un po' anche a convincere l'azienda, mentre in realtà è poi ora il loro cavallo di battaglia. Da qui, diciamo, di che cosa si occupa il mio studio? Quindi si occupa sostanzialmente di design di prodotto, collezioni Art Direction, o l'Art Direction di Tivoli Audio, che è un'azienda americana di radio, e nei prodotti cerco sempre, come dire, di portare un pezzetto di innovazione, che sia in termini di uso, in termini di materiali, in termini di tecnologie. Di allestimenti e concept emozionali ho la direzione artistica di 1/2-3 padiglioni a seconda delle edizioni al PT Moda a Firenze e qui devo dire cerco sempre di avere delle idee forti con poco budget, che di solito quando c'è poco budget uno è costretto a avere delle buone idee. E di progettazione di concept store e showroom, questo uno a Tokyo e l'altro a Boston. Devo dire che ho lavorato più all'estero, sia per aziende estere ma anche per aziende italiane che aprivano showroom all'estero. E poi appunto non ho mai perso, diciamo, il fatto di lavorare sull'insegnamento, su progetti social. Prima si parlava delle OSI senza internet, mi è capitato di fare un progetto al carcere di Bollate, lì quando entri devi lasciare telefonino eccetera e ti senti improvvisamente al di fuori dal mondo. Tutti questi ambiti, adesso vi ho fatto vedere 4 slide, in realtà io credo molto in un approccio umanistico, nel senso che queste cose vadano assieme, che quindi quello che imparo alla fine sul prodotto lo porto negli interni, quello che imparo soprattutto sul fronte un po' universitario, su progetti social, mi tiene molto radicato anche alla realtà, perché certe volte se ti frequenti solo tra designer e architetti rischi un po' di essere nella tua bolla meravigliosa. Vi faccio vedere molto velocemente 2 progetti, perché secondo me più che il risultato finale, spesso i designer e gli architetti sono giudicati magari per quello che si vede, un bell'oggetto, un bello spazio, per me è molto più importante il processo per arrivarci e se alla fine hai portato qualcosa davvero all'azienda. Questa, qui facciamo un bagno più che di Industria 4.0 di artigiano evoluto, che alla fine però è gran parte dell'industria italiana. IVV è una cooperativa toscana che comunque impegna 100 soci cooperativi, che sono il mastro vetraio, insomma, maschio alfa, e produce appunto tutta una serie di oggetti in vetro, casalinghi, lampade, eccetera, e mi avevano contattato perché volevano fare, diciamo, degli oggetti per la casa e quello che ho capito di arredo, quindi c'è loro ovviamente crisi del settore casalinghi lista nozze e quindi dicono vabbè proviamoci con l'arredo. Io devo dire, visti gli oggetti di cui alcuni non sono neanche tanto nel mio gusto e visto questo brief ero un po' indecisa se accettare il progetto. Vista l'azienda invece ho capito che aveva delle grandi potenzialità. L'azienda è veramente artigiana, pretende, diciamo, di fare l'industria, nel senso che esce con dei pezzi in produzione industriale, ma i vasi, i bicchieri sono sostanzialmente soffiati a mano ancora, ma non si vede in realtà nel pezzo finale che questo fatto che siano fatti a mano e non a macchina. Le cose che vengono fatte più a macchina, diciamo, sono i piatti, queste grandi pizze, perché appunto vengono prese come una pizza, vengono messe, però anche qui vengono messe a mano su questa forma, quindi ognuna è un po' diversa dall'altro. E io quello che ho fatto con loro non è stato tanto progettargli un oggetto, ma fare un percorso per fargli capire che questo fatto di essere industria, artigianato, era un loro plus, non era una cosa da nascondere per fingere di essere industria seriale, ma un qualcosa da far vedere, per cui in realtà
ho fatto con loro un'analisi dei trend, dei competitor, vado veloce insomma, per arrivare ad autodarmi un brief. Questo brief era di far vedere questa loro artigianalità, far vedere l'unicità e esclusività del prodotto e far vedere il Made in Italy. E la chiave di lavoro in realtà è stato quando hanno preso coscienza di questo loro potenziale. Quello che abbiamo fatto alla fine sono una serie di vasi di oggetti in serie variata, perché ogni oggetto è soffiato su un legno diverso, quindi proprio hanno forme diverse, oggetti diversi, ma questo dà chiaramente l'idea che l'oggetto è fatto a mano. Dall'altra, anche su quelle che loro chiamano le pizze, quindi piani, tavoli, abbiamo lavorato su delle texture mosse con una finitura che le aziende del mobile classiche non potevano fare perché lavorano alla fine il vetro in lastra. E poi vabbè, per loro ho seguito anche il catalogo, l'allestimento, il salone. Ecco, appunto, la chiave, al di là dell'oggetto, il tavolino piace o non piace, il vaso piace o non piace, è stata proprio la propria presa di coscienza di questo loro potenziale e devo dire anche l'entusiasmo in produzione, nel senso che il mastro vetraio mi voleva bene. Questo è un momento molto touchy, esatto, per la convention. L'altro progetto velocemente che volevo farvi vedere è questo. Questo è il CIS di Nola, che è un inquietante spazio dove diciamo di distribuzione delle merci all'ingrosso, il più grosso in Italia per il settore non alimentare, quindi sono tutti grossisti che rivendono merce. Questo Carlino Agency distribuisce in realtà questi marchi di moda, diciamo, di fascia medio-alta, quindi Mario Valentino, Rocco Barocco, Crizza Poi, eccetera. E questo anche era il posto inquietante quando l'ho visto. E aveva anche dei tempi di lavoro molto veloci. Mi hanno contattato a metà giugno, erano 2000 metri quadri comunque su due piani, volevano aprirlo per fine agosto, chiudendo lo spazio solo 10 giorni perché comunque dovevano vendere, non è che quando fai i negozi di solito hai dei tempi strettissimi. Qui vedete Carpisa perché in realtà il proprietario Maurizio Carlino, alla mia età, non è esattamente uno stupido, perché è uno dei due fondatori sia di Carpisa che di Yamamai, quindi che sono due aziende diciamo che hanno avuto un grande boom negli ultimi anni. Il brief qui era molto chiaro perché appunto lui ha una sua intelligenza, che lo spazio doveva essere più bello ma con attenzione a costi, perché siamo al CIS di Nola e non in via Monte Napoleone, creare delle zone dedicate ai marchi e migliorare le condizioni del servizio. Ecco, io sono partita da qui. Il personale era usato molto per facchinaggio, le persone che comunque erano dei rivenditori di fascia medio-alta arrivavano in questo posto un po' aberrante e quindi avevano bisogno di essere accolti in un'altra maniera, e anche di creare comunque un layout funzionale. Ho giocato anche sul concetto di natura, proprio perché eravamo in un posto vicinissimo al mare, ma assolutamente capannoni, capannoni, capannoni. E al di là della bellezza architettonica, delle soluzioni, diciamo come le quinte aperte e chiuse, la luce tagliata, ho cambiato sia la qualità degli spazi ma soprattutto della qualità delle accoglienze. La prima scelta non è stata una scelta da architetto ma forse una scelta più da ingegnere, cioè la logistica. Lo spazio era inquietante perché doveva avere tutte le referenze di borse. Se io volevo un tipo di borsa dovevo poter prendere i miei tre capi e averne ancora per gli altri dopo di me. Quindi l'idea è stata quella di fare un magazzino automatizzato nel retro e lasciare solo le referenze. Quindi qui è come cambia l'accoglienza, prima e dopo un bar o dei tavolini per sedermi. Qui è come cambia, diciamo, il servizio, e quindi un servizio mirato sulla persona in uno spazio vuoto dove vedo in effetti la merce. Qui è come cambia anche il pagamento, se devi discutere lo pago con la riba, 60 giorni, 90, faccio un assegno adesso, cosa ti lascio d'acconto, come dire, avere uno spazio privato ti cambia veramente la qualità del servizio. Quindi il risultato per me importante è stato quello di avere a costi contenuti uno spazio dove sentirsi valorizzati, il personale che era usato per le sue competenze, non per portare in giro dei carrelli pieni di borse, e dove stare bene per gli utenti. Con questo vi ringrazio, questo è il mio ultimo progetto, si chiama Orlando. Un'ottima realizzazione. E volevo... Ovviamente sta parlando del seggiolino, giusto? Il nuovo modello del seggiolino, bello.
No, volevo chiudere con Orlando perché devo dire, da donna ogni tanto dici la carriera, fare la mamma, insomma, sembrano due cose difficili da mettere assieme, devo dire, è un po' rocambolesco da un certo punto di vista, però ti accresce come persona, quindi quello che è in più come persona poi lo porti anche nel lavoro. Signori, l'Alumni Polimi Award 2015 in architettura, Ilaria Marelli, okay, che come abbiamo sentito ha avuto l'ardire di introdurre il co-housing in Italia, proponendo un nuovo modo di abitare gli spazi metropolitani, più consapevole e più attento alla sostenibilità. Rappresenta un esempio, okay, di architetto moderno, multidisciplinare, polifunzionale, mamma, okay, quindi super moderno. Ha progettato e diretto la realizzazione di diversi concept store in Italia, Giappone, Stati Uniti e Cina. Prendendo spunto dal mondo dell'arte, ha creato prodotti, ideato costruzioni e realizzato spazi espositivi. Riceve l'Alumni Polimi Awards Area Architettura per la sensibilità alle varie forme di linguaggio e la capacità di tradurlo in progetti concreti. Grazie.